una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Giulio Viviani. Cari amici, ben ritrovati in questa prima domenica del mese di giugno, che quest'anno coincide con la solennità del Corpus Domini. E quindi non c'è solo una parola oggi che ci è messa davanti, ma addirittura un grande segno, il segno del pane della vita, il segno del pane e del vino consacrati, che addirittura in questa domenica, in qualche comunità, anche già il giovedì, non solo teniamo nelle nostre chiese, ma portiamo sulle nostre strade, tra le nostre case, l'Eucaristia, il corpo e il sangue del Signore. I testi sia della Sacra Scrittura che quelli delle orazioni, del prefazio che ascoltiamo in questa domenica ci aiutano a focalizzare la nostra attenzione su cos'è l'Eucaristia. Già la pagina della Genesi ci parla di questo strano e straordinario sacerdote Melchisedec che offre pane e vino, in qualche modo anticipo dell'Eucaristia, questi due simboli che Gesù stesso, ci ricorda San Paolo nella seconda lettura, prende come elementi fondamentali per celebrare la sua ultima cena con noi e soprattutto per istituire l'Eucaristia, il sacramento, cioè il segno efficace della sua presenza che continua in mezzo a noi. Una presenza che nel Vangelo ci viene ricordato è per l'uomo. Gesù nell'Eucaristia rimane con noi, non solo come grande dono, ma insieme anche come aiuto, come forza, perché anche noi diventiamo dono per gli altri. C'è una bella frase nel Vangelo di Luca che quest'anno ascoltiamo: date voi stessi loro da mangiare. È l'invito che Gesù fa ai discepoli, agli apostoli, quel giorno della moltiplicazione dei pani e dei pesci, anticipo dell'Eucaristia. Quella moltiplicazione oggi continua, sì, in ogni Eucaristia, in ogni messa, ma deve continuare anche dopo la messa, per dare agli altri, direbbe San Paolo, quello che anche noi abbiamo ricevuto, che è sì il pane dell'Eucaristia, ma anche il pane della parola, il pane del Vangelo, e che è anche quel pane che è la nostra carità, la nostra attenzione verso gli altri. Il grande dono che Gesù ha fatto di se stesso nell'ultima cena, che noi celebriamo il Giovedì Santo, si estende a questo giorno del Corpus Domini, a richiamarci ancora una volta di più questa verità del dono che Dio ha fatto di se stesso a noi nel Figlio e del dono che noi siamo chiamati a fare gli uni gli altri, quel dono che diventa comunione con i fratelli e le sorelle, ma anche con il mondo. Fratelli e amici, buona domenica, buona Eucaristia, e camminando col Signore sulle strade dei vostri paesi, ricordatevi che voi stessi ogni giorno portate quella presenza sulle strade e nelle case.